Dopo Piazza del Duomo e Via Martelli, anche Via Tornabuoni completa la sua trasformazione in strada pedonale. La nuova pavimentazione in pietra di quella che è una delle principali vie dello shopping di Firenze è stata completata in 10 mesi, per un costo complessivo di circa 1 milione di euro. Costo i cui oneri finanziari sono caduti sulle stesse imprese che hanno fatto i lavori, visto che il Comune non ha potuto prendere impegni con le banche a causa del vincolo imposto dal patto di stabilità. La pavimentazione in pietra di Via Tornabuoni per me cambia il sapore e la vita di questa via. Noi vediamo che con le pietre torniamo a un livello che è il livello naturale di Via Tornabuoni, è una via della cultura, non soltanto dello shopping. Vero, ma soprattutto in questi giorni di acquisti prenatalizi sono in molti a raggiungere Via Tornabuoni proprio per la presenza di grandi griff, anche se per farlo sono costretti a passare ore imbottigliati nel traffico cittadino. Ed è proprio a loro che il sindaco dedica un appello. Mancano sostanzialmente gli ultimi 3 giorni di shopping. L'appello è quello di utilizzare il meno possibile l'auto privata, sapendo che rispetto agli anni scorsi è andato un po' meglio, ma i disagi ci sono e li abbiamo visti in queste ore un po' dappertutto nel centro della città. Quindi i fiorentini che possono, suggerimento, onde evitare di stare inchiodati in traffico, è quello di utilizzare il meno possibile l'auto privata.